Scarpelli emana gli esuberi del personale dei 5 ospedali riconvertiti da Praia Mare in 32 verso Cetraro Paola. Verbicaro, quarto giorno di demolizioni, i proprietari degli appartamenti non saranno risarciti. Praia, ritrovate osso sulla spiaggia, il medico legale tranquillizza tutti, si tratta di resti animali. Basket, Luigi Coluccio, preparatore della delegazione cosentina per il torneo delle province. Buonasera, erano queste le anticipazioni di Rete 3 News di giovedì 26 aprile, edizione delle 19.45. In apertura alla sanità è stato diramato oggi l'elenco degli esuberi di personale delle strutture riconvertite nell'ASP di Cosenza. Il punto nel servizio di Andrea Polizzo. Via libera ai trasferimenti del personale nell'ASP di Cosenza. Gianfranco Scarpelli, direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale, ha diramato oggi l'avviso di mobilità interna per la ricollocazione degli impiegati. Il personale in esubero delle strutture riconvertite in centri di assistenza primaria territoriale, ovvero Cariati, Mormanno, Lungro, Trebisacce e Praia Mare, saranno ricollocati presso gli SPOC di Rossano Corigliano e Cetraro Paola. Queste due strutture hanno la priorità nella riorganizzazione della rete ospedaliera per garantire i LEA, i livelli essenziali di assistenza. 138, questo il numero degli esuberi sui 602 dipendenti. Per loro la possibilità di fare domanda volontaria di assegnazione a uno dei due SPOC entro 10 giorni o di essere trasferiti a discrezione dell'azienda, ma seguendo criteri concordati con i sindacati. Nel frattempo, chiarisce il documento a firma Scarpelli, saranno effettuate mobilità d'urgenza e provvisorie presso gli SPOC al fine di garantire i LEA. Questi ultimi in definitiva sarebbero i trasferimenti effettuati da Praia a Cetraro nei giorni scorsi dal dirigente dello SPOC tirrenico Vincenzo Cesario e che hanno provocato l'agitazione del personale. Per quanto riguarda i dipendenti dell'ex ospedale praiese, convertito in Casa della Salute, si registrano 32 esuberi su un personale di 154 unità. Nella struttura dismessa, dunque, restano in servizio 122 tra ausiliari, infermieri specializzati e generici e tecnici di laboratorio. 5 auto distrutte, questo è il bilancio del rogo divampato ieri sera intorno alle 22 a Cetraro nelle vicinanze di Piazza del Popolo. L'incendio si è verificato nel parcheggio di fronte all'ufficio postale e ha attirato una folla di curiosi che in preda al panico per la propria automobile ha subito spostato i mezzi in zone più sicure. Una volta dato l'allarme, sul luogo sono sopraggiunti i vigili del fuoco del distaccamento di Paola che hanno domato le fiamme con non poca difficoltà. Sulle possibili cause stanno indagando gli inquirenti. Per il momento la teoria più attendibile sembrerebbe ipotizzare un gesto doloso nei confronti di una delle vetture, mentre per le altre sarebbero state coinvolte perché parcheggiate vicino. E 200 euro, tanto ammonta il bottino dei malviventi che nella notte tra il 24 e il 25 aprile scorso hanno derubato la cassetta delle offerte del santuario di Pietrasanta di San Giovanni a Piro, denaro versato dai parrocchiani e destinato alle offerte per il santuario. Al momento non ci sono sospetti o sospettati e sembra difficile individuare il o i responsabili del gesto. Ignoti, infatti, ha spiegato Don Pietro, responsabile parrocchiale della comunità San Giovannese, si sono introdotti nel santuario forzando la porta. Decisa dunque la condanna del gesto, non è tanto per la materialità del gesto quanto più per un'azione che offende la dignità umana e la religiosità dell'individuo. Dopo la denuncia sporta alla sezione locale del comando dei carabinieri, fa sapere il parroco, spetta agli inquirenti avviare le dovute indagini di rito per risalire ai colpevoli. E rimaniamo in tema di furti, ma ci spostiamo a Lauria. Questa mattina si è svolto un incontro tra il comitato civico e i rappresentanti del Consiglio Comunale. Confermata la notizia della diminuzione dell'ondata di reati, anticipata nei giorni scorsi dal sindaco di Lauria, Gaetano Mitidieri, che va di pari passo con il decrescente numero di denunce. Le indagini però sono ancora in corso, quindi le forze dell'ordine sono ancora tenute allo stretto riservo. Il prossimo incontro di aggiornamento tra le mura del municipio dovrebbe essere il prossimo 7 maggio, salvo imprevisti. E lunedì vi avevamo annunciato l'inizio dei lavori di abbattimento di alcuni edifici resi pericolanti dal dissesto idrogeologico nel comune di Verbicaro. Oggi le nostre telecamere erano presenti per testimoniare questi lavori. Vediamo.
Voi vedete questo fabbricato in fase di demolizione, è stato costruito con il sudore di centinaia di emigranti. Ognuna di queste abitazioni è stato il frutto di risparmi durati anni e che purtroppo vanno in fumo, e vanno in fumo per una dissennata politica urbanistica fatta in quegli anni, di cui Verbicaro paga una cambiala con interessi pesantissimi. Quarto giorno dei lavori di abbattimento degli edifici pericolanti nel comune di Verbicaro. Tra le macerie è ancora possibile notare alcuni effetti personali che testimoniano le tante storie delle famiglie che abitavano in questo palazzo e che non saranno assolutamente risarcite per quanto sta succedendo. Purtroppo no, perché nonostante le nostre segnalazioni, nonostante che Verbicaro fosse entrato nell'ordinanza Sarno, non prevede assolutamente attività di ricostruzione e nemmeno di assistenza alle famiglie. C'è un'attività di incontri, di discussione con l'assessorato ai lavori pubblici e con la protezione civile, speriamo con la regione di costruire un passaggio che dia una speranza per queste famiglie che hanno perso la casa. Quella degli abbattimenti degli edifici pericolanti a Verbicaro è una storia ormai ultra trentennale. Questo è il 16° in questo lotto, ce ne sarà il 17° che è a circa 300 metri da qui. La storia è lunga. Io nel 75, quando fui eletto sindaco la prima volta, dopo 15 giorni dovetti fare la mia prima ordinanza di demolizione di un fabbricato di 7 piani, per cui sono circa 35 anni che siamo su questa problematica e credo che andando di questo passo ce ne vorranno molto di più di altri 35. A generare questa situazione di pericolo naturalmente il dissesto idrogeologico che interessa tutto questo costone su cui si è sviluppata l'edilizia residenziale di espansione del comune di Verbicaro. Una situazione che comunque il Comune, insieme alla Regione e gli enti preposti, sta cercando in qualche maniera di risolvere. È in atto anche un intervento di consolidamento di 1 milione di euro e un altro 1,2 milioni in programmazione per la continuazione delle opere. E c'è un altro intervento che invece è di manutenzione degli interventi sempre a contenimento del movimento franoso fatto già da alcuni anni e che necessitavano di manutenzione, in particolare della ritesatura dei tiranti che, a quali sono ancorati i muri. Sequestro di novellame di sarda a Acri. L'ufficio circondariale marittimo di Cetraro ha portato a termine un'operazione che si è conclusa con 2 deferimenti e la confisca di circa 80 kg di specie ittica allo stato giovane, il cosiddetto bianchetto. Tutto il pesce sequestrato sarà devoluto, previa certificazione di commissibilità e autorizzazione della Procura di Cosenza, ad istituti caritatevoli locali. E un altro colpo è stato inferto ai clan calabresi. La Questura di Cosenza ha confiscato beni per un valore di 40 milioni di euro a Francesco Costa, di 69 anni, presunto affiliato alle cosche dell'Andrangheta di Cassano allo Ionio. Costa è detenuto perché coinvolto nelle operazioni Galassia e Om. La confisca è scattata dopo che la Cassazione ha rigettato il ricorso dei legali di Costa in seguito al sequestro dei beni. Tra i beni sequestrati, un hotel, dei 6 terreni, un'impresa e 3 automobili. E curiosi ritrovamenti di resti ossei sulla spiaggia tra Praia e Tortora, tra fantasiose ipotesi, sensazionalismo e curiosità, la soluzione del mistero è stata, come spesso accade, la più semplice. Sentiamo quale nel prossimo servizio. Un esame esterno effettuato ai reperti che mi sono stati esibiti dai carabinieri di Praia, i reperti ossei rinvenuti sono diciamo, visibilmente e macroscopicamente evidenti come resti di ossa animali, sia per le dimensioni e sia per alcune caratteristiche morfologiche dei reperti. Risolto così il mistero dei ritrovamenti ossei sulla spiaggia tra Praia e Tortora. Ieri sera la notizia del ritrovamento di ossa probabilmente di natura umana aveva fatto il giro di tutto il comprensorio. Le ragazze che avevano effettuato la scoperta, oltre ad allertare subito i carabinieri, avevano anche detto di aver ricostruito parte di uno scheletro umano. I carabinieri hanno prontamente messo a disposizione del medico legale sia i reperti raccolti in serata che quelli recuperati nella mattinata odierna.
È stato sufficiente un breve sguardo d'insieme per fugare ogni dubbio. Si tratta di resti animali evidentemente portati sulla spiaggia dal fiume come la carcassa della capra già ritrovata ieri. Pochi dubbi dunque e l'ipotesi confermata dal medico legale che la curiosa vicenda possa chiudersi qui, senza ulteriori indagini. La maggior parte dei reperti sono visibili, comunque ictooculi direttamente ai magistrati della procura, per cui non ritengo a mio parere che ci saranno approfondimenti di tipo istologico, immunologico e sul DNA, però poi è la procura a definire queste cose. La politica rifletta sul concetto di merito e qualità dell'azione. Il capogruppo IDV Provincia di Potenza, Angelo Lamboglia di Lauria, interviene sulla mobilitazione del comparto forestale regionale. I forestali lucani sono riusciti a ottenere l'avviamento dei cantieri, lo sblocco del turnover e un minimo di 130 giornate lavorative. Un settore che non può fungere come qualcuno lo vede o lo vuol vedere, afferma Lamboglia, da ente assistenzialista. Una riflessione di questo genere, estesa dalle dirigenze agli operai, non è più rinviabile. Tra l'altro, conclude, una volta conseguita si tradurrebbe in un risparmio concreto. Ed ora allo sport, la terza edizione della Corsa del Mito si è conclusa con una grande festa. L'evento podistico cilentano, svoltosi nel pomeriggio di ieri, 25 aprile, a Marina di Camerota, è partito da Piazza Virgilio a Palinuro alle ore 17. Testimonial di questa edizione sono stati Stefano Tacconi, storico portiere della Juventus, e Marisa Masullo, ex primatista olimpica. Soddisfatta l'associazione Tutti Insieme, il presidente Mario Scarpitta. Alla corsa hanno partecipato decine di corridori provenienti da diverse regioni italiane, ma anche stranieri. Il primo a tagliare il traguardo è stato il keniano Rukundo Silvan, seguito dal connazionale Kibor William. Sul gradino più basso del podio è salito il marocchino Lamaci Albertkiri. Il primo residente infine a infuocare la folla camerotana è stato Esposito Pierantonio della SD Running Camerota, mentre ha accumulato più punti la squadra podistica di San Giovanni a Piro, aggiudicandosi il primo premio per squadre. E ieri si sono giocate le partite del turno di recupero in Eccellenza e Promozione nella penultima giornata, sconfitta dello Scalea in casa contro l'Isola. Vediamo. L'Isola condanna lo Scalea ai play-out. Dopo la seconda sconfitta interna consecutiva, la matematica nega alla formazione biancostellata la possibilità della salvezza diretta. Bisognerà passare dagli spareggi e attendere domenica prossima per sapere chi sarà l'avversario nella gara secca che con molta probabilità la formazione di Bellinvia dovrà giocarsi in trasferta, dove non ha mai vinto in questo torneo. Contro l'Isola, oltre agli squalificati Maesano e Scaforo, è mancata la precisione, perché lo Scalea le occasioni le ha avute e come. L'Isola è stata sorniona e con le prodezze dei singoli si è assicurata l'eccellenza anche per la prossima stagione. La prima prodezza arriva al 14° con Rizzo che pesca il giovane portiere biancostellato fuori posizione beffandolo con un tiro che si insacca all'incrocio dei pali. Colpo pesante per lo Scalea che si affida al Leone, tiro dalla distanza con volpe attento. La partita si raddrizza qualche minuto dopo, Persia stacca bene sul corner del solito Leone e fa 1-1. Il centravanti però qualche minuto più tardi si divora il gol del sorpasso dopo la serpentina ubriacante di Leone. Illusione del gol pochi minuti dopo, ancora da calcio d'angolo, Piazza trova solo l'esterno della rete. Nella ripresa Scalea a testa bassa fin da subito con Leone che ci prova sia col destro sia provando a servire i compagni. Qui Persia non riesce a trovare il palo lontano. L'Isola viene fuori al 10° della ripresa passando di nuovo in vantaggio con la punizione di Mercurio. Tiro a giro che beffa il portiere biancostellato. L'occasione per il pareggio arriva ancora sul piede di Persia, sponda di Rosi e conclusione del centravanti che si alza oltre la traversa. Finisce così, come lo scorso anno, Scalea Isola 1-2. E in promozione sconfitta in casa anche per il Cat Tortora nel derby contro il Praia. Il Praia non regala nulla ai cugini del Cat Tortora e li condanna a giocarsi lo spareggio in casa del Presila vittorioso contro il Cutro. Come è giusto che sia nello sport, la squadra di Ricca ha onorato il campionato rendendo ancora più difficile il cammino del Cat alla ricerca della permanenza in categoria. Illusi dal gol di Sangineto al 4° minuto, arrivato direttamente su calcio di punizione con la complicità di Randazzo, quelli del Cat non hanno avuto la capacità di congelare il gioco lasciando sempre il pallino agli ospiti.
Zuccarelli sugli scudi insieme a Petrone e Tufo hanno reso la vita difficile al CAT mai capace di pungere in contropiede. Già al decimo Tufo ha l'occasione per pareggiare ben imbeccato dal capitano Zuccarelli ma calcia a lato. Poi tocca a Petrone provarci su schema d'angolo ma il suo tiro esce abbondantemente. Intorno al ventesimo nuova occasione per il Praia, Maldonado toglie di fatto dalla testa di Tufo il pallone al bacio di Zuccarelli. Il pareggio arriva al 26esimo, sul quinto corner calciato da Mandarano l'incornata di Tramontano ristabilisce la parità. Il CAT si innervosisce e ancora su palla inattiva subisce il gol del sorpasso ad una manciata di secondi dall'intervallo. Tufo salta indisturbato tra le maglie della difesa su punizione del solito Zuccarelli e fa 2-1. La ripresa non vede mai un CAT arrembante, anzi è Marino a tenere a galla i suoi. Due interventi a distanza ravvicinata, il primo su Tufo ancora innescato da Zuccarelli, il secondo su Petrone con una grande parata a tu per tu. Unica occasione per i padroni di casa al 25esimo, l'azione sulla sinistra e tocco di Guaglianone che si avvia verso la porta ma l'ex Caruso salva sulla linea. Passano pochi minuti e il Praia chiude la contesa, Tufo trova Petrone dall'altra parte che controlla e calcia sigillando il 3-1. Sul finale Randazzo si rifà dell'incertezza sul gol subito, negando a Manfredelli la gioia della prima rete. E sabato 28 aprile potrete vedere la partita integrale CAT Praia alle ore 17:25 su Rete 3 Sport e domenica alla stessa ora verrà trasmessa la partita Scalea Isola Caporizzuto. E adesso uno sguardo al prossimo turno di campionato per l'eccellenza. Domenica 29 aprile alle ore 16 giocheranno Bovolinese Guardavalle, Brancaleone Rossonese, Isola Caporizzuto Palmese, Nuova Gioiese Castrovillari, lo Scarea andrà in trasferta a giocare con il Roccella, Rendes Real San Marco, Sessale Montalto e Soverato Siderno. E ora la 15ª giornata di ritorno per la promozione, sempre domenica 29 aprile alle 16, Corigliano Amantea, Cremissa Presila, Cutro Promosport, Paolana Luzzese, Praia Fuscaldo, Rocca Cetraro, Roggiano Torretta, San Lucido, CAT Tortora. Il basket adesso, la Iulita raccoglie i meriti della sua bella stagione, il coach Luigi Coluccio sarà in preparazione della delegazione cosentina al torneo delle province calabresi. Martino Ciano. Luigi Coluccio guiderà la rappresentativa di Cosenza nel prossimo torneo delle province calabresi, un riconoscimento importante per il coach della Iulita Basket Tortora e per l'intera società altotirrenica. L'investitura è giunta direttamente dalla sede di Cosenza della Federazione Italiana Pallacanestro. Il torneo si terrà nei mesi di maggio e giugno, un altro trionfo per la Iulita che arriva all'indomani della vittoria di sabato scorso contro la AME Basket Rand, un successo che ha fatto conquistare alla Iulita l'accesso alla zona playoff e proprio i rendesi saranno gli avversari del primo turno che comincerà il 6 maggio prossimo. Domani intanto la squadra tortorese chiuderà il suo campionato sul parquet del Basket Rand. L'incontro è il recupero della nona giornata di ritorno che saltò a causa del maltempo. La rosa è al completo, ha confermato Coluccio, e buone notizie arrivano anche sullo stato di Andrea Perrone. Il capitano, ormai assente da 4 giornate a causa di un infortunio al ginocchio, potrebbe aver recuperato. Quasi sicuramente non ci sarà domani contro il Basket Rand. L'obiettivo è quello di tenerlo caldo per i play-off. Non sottovaluteremo l'incontro di domani pomeriggio, ha detto Coluccio. Anche se il risultato non ci interessa, andremo per chiudere con onore questo campionato che ci ha proclamato rivelazione dell'anno. Era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale, ora uno sguardo al meteo. Bel tempo anche domani con un cielo limpido, le temperature sono in aumento, specie le massime. I venti deboli e i mari localmente mosso il Tirreno occidentale, poco mossi gli altri bacini. Un sguardo anche agli appuntamenti in vista per domani. Orso Marzo, tavolo tecnico per i danni provocati dalla piena del fiume Argentino, convocati la protezione
Protezione Civile, la Provincia, la Regione e le altre istituzioni preposte alle ore 10 alla Sala Consiliare e a Praia Mare, torneo Praia Open Car riservato esclusivamente ai possessori di auto Cabrio e Spider dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 presso il Tennis Club di Praia Mare. Con questo è tutto, vi ricordo l'appuntamento di questa sera con Spazio 3 subito dopo il nostro telegiornale alle 20:20. Ospite del programma condotto da Martino Ciano, il parroco di Tortora, Don Antonio Pappalardo. Il programma andrà in replica anche domani alle 14:20 e sabato alle 9 del mattino. Con questo era tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata. We'll be right back.